Buonasera, mi chiamo Anna Vitrani e faccio parte dello staff della scuola di canto lirico Lina Cavalieri di San Possidonio Modena. È qui con noi la signora Clementina, alla quale ci ha deliziato di alcuni momenti della sua poesia, che è nel libro dell'antologia del 8 milioni. Non so se c'è nel libro della poesia 8 milioni, però vabbè, spero che sia piaciuta perché l'ho letta anche in altre occasioni, sono delle riflessioni, delle mie emozioni ispirate alla natura e quindi... Ispirate alla natura e alle emozioni che provo in quel certo, momento? Certo, sì sì. Poi soprattutto voglio dire che sono felice di questa nuova iniziativa perché la struttura Museo del Mare chiaramente è qualcosa di particolare, quindi se nei prossimi mesi ci saranno delle nuove iniziative, si farà canto, musica, poesia, letteratura, chiaramente ne saremo felici, anche perché se si allarga anche il giro, chiaramente, perché dobbiamo portare un po' di persone che amano l'arte in generale, la cultura in generale, quindi ne saremo tutti quanti felici, perché poi soprattutto l'inverno non è che ci sia neanche da fare. Riunirsi farebbe veramente una cosa buona. Diciamo che la nuova iniziativa nata dal Museo del Mare con l'associazione dei Rischi e Latte è proprio questo, portare la cultura, la bella insomma, cultura, l'arte a chi la vuole conoscere. Ringraziando la signora Clementina, sperando di rivederla ancora in altre occasioni, sicuramente non mancherà di sì. Con questo vi ringraziamo.